Una roba così. Prego, mi sta. Possiamo iniziare. Mi sta chiedendo la partita migliore nella serata di ieri. Beh dai, sono contento, insomma io penso di averci sempre creduto, anche se non facciamo voli, teniamo i piedi ben saldi a terra, fra neanche 70 ore abbiamo un'altra partita. Però veramente la cosa più bella di stasera, che va a rimarcare, è che come a Crotone ho cambiato già 7 giocatori e tutti si fanno trovare pronti, non si capisce chi sono i titolari. E questa per me è la vittoria più bella, la vittoria del gruppo in cui ho sempre creduto, e questa è la strada da perseguire. Se ti dico che c'è stato un cambio di rapidità, non ho mai visto tante azioni con tocchi di prima che creavano spazi che magari in altre partite non si trovavano perché si era un po' più dentro. L'hai notato tu? Io penso che ci siano sempre gli avversari e io ho cercato di far capire ai ragazzi che se avessimo invertito quello che si diceva, cioè che avessimo sempre vinto in casa e pareggiato fuori casa, saremmo stati in ottima posizione, come poi è, perché insomma oggi ci sembra strano che siamo primi, viste tutte le critiche penso ingiuste che riceve questa squadra. Per cui noi andiamo avanti, abbiamo un grande tifo, adesso abbiamo un grande gruppo, dobbiamo tenere i piedi per terra, sappiamo che come noi ci sono 7-8 squadre fortissime. Il mio obiettivo è quello di far rendere al meglio tutta la rosa come sto facendo e poi vedremo dove saremo arrivati, però sicuramente giocando così si divertono i tifosi, ci divertiamo noi, però già sabato sarà un'altra battaglia visto che il Como ha cambiato tanti giocatori, per cui troveremo un Como fresco ma anche noi avremo 6-7 giocatori nuovi. Ti chiedo se c'era qualcosa di diverso insomma in come erano schierati i giocatori che giocavano poi dietro a Vice questa sera. Parlo naturalmente di Palacio, molto largo a sinistra, di Leris, di Diacello e anche di Bisoli che tante volte ha fatto proprio l'ala destra, e tutti e quattro sono stati coinvolti poi nel gol di Palacio del 1-0. Ma guarda, io non do molta importanza ai sistemi, ma do importanza ai giocatori che metto in campo. È chiaro che se avessi chiesto a Diacello di fare Leris o Tramoni sarebbe stato sbagliato, per cui ho messo Palacio nel ruolo di Tramoni, ho messo Baic nel suo ruolo e ho chiesto a Diacello di giocare dietro le punte e di farlo con la sua qualità. Infatti ha fatto tutti molto bene. Leris sappiamo che può giocare largo, ma in questa partita sapevo che potevamo creare difficoltà a sinistra dove eravamo in superiorità, come poi è stata, per cui ho pensato di farlo giocare mezzala e ha fatto molto bene anche in quel ruolo. Però oggi veramente insomma la squadra ha fatto una bella partita, spinta dal pubblico, volevo che tirassimo sotto la curva perché volevo iniziare forte e niente, sono contento, però la strada è ancora molto lunga. Ecco, tu dici, e sono d'accordo con te, insomma, critiche ingiuste nei confronti di questa squadra, ma ti fai ogni tanto delle domande del perché una squadra che, appunto, come tu dici, non è che per caso oggi arriva è prima in classifica, 9 risultati utili consecutivi. Cioè sembra che ci sia, però arrivo a dirti, quasi più nei tuoi confronti, una prevenzione da inizio stagione, cioè questo fatto che Inzaghi è un difensivista, Inzaghi non va a dominare le partite, come mai secondo te? No, guarda, io mi sento molto amato qua, sinceramente. Sì, ovviamente tiro fuori la curva. Tipo che fanno loro quanto. Secondo me, probabilmente le aspettative sono molto alte e queste aspettative molto alte hanno portato un po' di frenesia da parte di tutti. Noi dobbiamo cercare di ritornare bene coi piedi sulla terra, sapere che ci sono squadre molto forti. Se penso al Parma, che per me è la squadra più forte, insomma la fatica che sta facendo, per cui probabilmente c'erano tante aspettative. Poi se pareggia una partita sembra sempre complicato, però io non voglio più stare dietro a queste chiacchiere, mi interessano poco, mi interessa quello che fa la mia squadra, io so che gruppo è, se no insomma non sarei qui, e sono contento soprattutto per loro, ma mi interessa poco quello che si dice di me, io devo cercare di far rendere loro al meglio e spero di farlo nel migliore di modo. Mister, buonasera. Ciao. Esiste un grande rapporto con il pubblico e oggi a inizio partita abbiamo visto un gesto che non si vede di solito, cioè siete andati a salutare la curva ancora prima dell'inizio della partita. Questo anche ha portato carica, grinta. Volevo chiedere se era una tua idea o come l'altra volta tipo del capitano, e questo gesto insolito. Le idee sono tutte condivise, però volevo cercare di cambiare un attimino l'approccio, perché poi è chiaro che i giocatori leggono, sentono, e invece magari di parlare che venivamo da 8 risultati utili consecutivi si parlava molto che
che non vincevamo in casa, perché comunque era arrivato il momento di vincere, però io ho cercato di togliergli un po' quella pressione, perché poi sono esseri umani, leggono, sentono. Brescia è una piazza che è importante, che chiede tanto ai giocatori, molti sono giovani, per cui ho cercato di difenderli. Ecco, io cerco insomma di difenderli perché so che possono crescere, possono fare queste partite. Mi auguro che la partita di oggi, senza montarsi la testa, sia molto importante per il nostro futuro. Ti trovo un neo da fare il terzo al quarto, perché era parte stradominata e magari prendere un po' al 90esimo mischia in aria faceva andare magari. Beh, a fine primo tempo, e questo che ho detto alla squadra, siamo arrivati tante volte a mettere la palla in superiorità dentro l'area e dovevamo chiuderla, se non fai il secondo e la tieni aperta. Però insomma, oggi alla squadra si può dire poco e, come dicevo prima, mi ha fatto piacere trovare giocatori pronti che avevano giocato magari qualche minuto in meno nelle ultime partite, ma che con questa prestazione, insomma, il primo che viene in mente è Karacic, che veramente ha fatto una grande gara e sono contento per lui, perché ha dovuto attendere il suo momento, ma poi quando si fanno trovare pronti così è la più bella risposta. Complimenti a lui, ecco. Ho fatto il suo nome perché era uno di quelli che ha giocato meno. Tu lo sai però che se fossero andati male le cose oggi li avresti avuti tutti addosso, perché la formazione di partenza magari a qualcuno poteva far storcere il naso, no? Eh sì, ma io da quando faccio questo lavoro mi interessa poco di quello che si dice, mi interessa salvaguardare il mio gruppo. Io so che gruppo che ho in mano, sapevo che potevo fare questi cambi come avevo già fatto a Crotone, perché insomma, se diciamo che siamo, che ho dei giocatori bravi, poi non li faccio mai giocare. Oggi insomma ho chiesto, forse l'unico a cui ho chiesto un sacrificio era Leris, ma tra Leris e Bertagnoli dovevo scegliere uno che aveva già giocato, però io non poteva giocare, Tramoni secondo me, e poi sapevo di avere Palacio in quello stato di forma, Baice così, Agello e Van de Looy, sapevo che sarebbe tornato in grande forma. E poi Karacic lo vedevo bene, aveva fatto una grande partita anche a Crotone, per cui complimenti. Adesso però andiamo avanti. Grazie. Per la Cittadella è la prova che dicevi tu, che non c'è proprio nemmeno, non c'è nessuna squadra che sta uccidendo il campionato, perché se pensi, pensavo se Brescia vince va secondo, addirittura primo da solo. Ma questo è la Serie B, è per quello che insomma ogni tanto bisogna anche pensare che ci sono gli avversari, che si può pareggiare qualche partita. A me comunque col Frosinone la squadra mi era piaciuta, poi è chiaro che dovevamo indirizzare gli eventi, e anche col Frosinone se fossimo passati in vantaggio con la palla di Leris, probabilmente avremmo fatto un altro tipo di gara. Però la squadra aveva dimostrato grande carattere e sapevo che ha nelle corde di poter giocare in questo modo, e oggi l'ha fatto molto bene. Ti faccio l'ultima: se arrivi a casa che il piccolo non dorme, che ninna nanna gli fai? Cosa? Se arrivi a casa che il piccolo non sta dormendo, che ninna nanna gli fai? No, beh, lui canta sempre quella canzone, che ci deve anche essere, perché se ragioniamo tutti, forse chissà succederà, magari togliamo qualche pressione a una squadra che non ne ha bisogno. Grazie. Ciao, grazie.